che cercano di difendere la miglior posizione. Parte forte anche Ciroki Kif, ma all'esterno Copelan, dunque al comando Concord Jet nei confronti di Copelan, mentre ha già spostato all'esterno Ciroki Kif con Arnaldo Pollini, permettendo a Copelan di accodarsi. Mossa intelligente di Pollini, che ora punterà dritto sul battistrada Concord Jet. Vediamo se Roberto Andreghetti gliela vorrà concedere, momento delicatissimo con il favorito che preme sul suo rivale più accreditato, e dunque dopo 400 metri di gara sfila al comando Ciroki Kif nei confronti di Concord Jet, poi Copelan. Intanto l'ultima frazione in 1:15, ritmo abbastanza sollecito imposto da Ciroki Kif, che ha in scia Concord Jet, mentre c'è l'avanzata all'esterno da parte di Cortes Gar, cerca di amministrare le energie del proprio trottatore Arnaldo Pollini. Ora Pietro Gubellini gli si affianca con Cortes Gar, mentre sempre in corda Concord Jet. I cavalli transitano sul rettilineo delle tribune, queste le posizioni: al comando Ciroki Kif, con all'esterno Cortes Gar, poi in corda Concord Jet, avendo all'esterno Candid F e Vimpal. In terza posizione alla corda è Copelan, con vicino Calypso Capar, via via tutti gli altri, con Cirio Caff che ha avuto una partenza piuttosto lenta. Ed ora manca mezzo miglio alla conclusione della corsa. Arnaldo Pollini ha potuto graduare a piacimento, sempre accompagnato da Cortes Gar, mentre cerca il momento opportuno e soprattutto lo spazio per sprintare Concord Jet con Roberto Andreghetti. Cerca di seguire il ritmo in scia Cortes Gar, anche Candid F, più indietro Copelan. Ultima curva della 75esima edizione del derby italiano di trotto per Ciroki Kif, il favorito deve guardarsi da Concord Jet, non gli deve lasciare lo spazio, c'è la rottura da parte di Cortes Gar che libera dunque il rivale più accreditato del favorito, addirittura d'arrivo sposta Concord Jet, addirittura con Ciroki Kif che si allunga sollecitato da Arnaldo Pollini, ma avanza minaccioso Concord Jet con Roberto Andreghetti. È un finale spasmodico con Concord Jet che proprio negli ultimi metri va a vincere il suo derby. Vince Concord Jet nei confronti di Ciroki Kif, in terza posizione Candid F, e dunque abbiamo un ragguaglio chilometrico di 1:15:04, 2:38:04 per i 2100 metri, con ultima frazione in 14:03. Ha trovato lo spazio giusto Roberto Andreghetti con il suo Concord Jet, un Concord pilotato con la maestria che è abituale al driver Ravennati. Non si può comunque imputare nulla a Arnaldo.